Bentornati amici, ma soprattutto amiche appassionate di calcio su Studio Azzeca. Oggi è la nostra seconda intervista e siccome Studio Azzeca è la numero uno, oggi abbiamo il numero uno. Uno dei migliori portieri italiani del dopoguerra, uno scudetto, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, inserito nella Hall of Fame dell'Inter categorie portieri, con 31 rigori parati su 90, secondo solo ad Handanovic nella storia della Serie A, 226 partite consecutive giocate con il Bologna, record man della squadra felsinia, portiere con maggior numero di presenze con la maglia della Sampdoria in Serie A, 198 partite. Tutto questo e altro ancora è The Wall, Gianluca Pagliuca. Benvenuto Gianluca su Azzeca. Ciao, ciao ragazzi, buonasera. Come stai? Bene, dai, a parte il caldo torrido, dai, tutto bene, dai. La salute non manca, quindi va bene. Vai Doni, io direi di cominciare a ripercorrere un po' la carriera di Gianluca, quindi lascio la parola a te. Ciao Gianluca, partiamo dagli inizi della tua carriera. Chi era il tuo idolo da ragazzo? Ma il mio idolo da ragazzo è sempre stato Dino Zoff, anche se cioè, da piccolo, ma molto piccolo, simpatizzavo Juventus perché avevo questa venerazione per Dino Zoff. Poi dopo ovviamente quando ho cominciato ad andare allo stadio a vedere Bologna, ovviamente ho cominciato a tifare Bologna, però avevo questo grande rispetto, questa ammirazione nei confronti di Dino. È stato, per me è sempre stato un mito, un portiere straordinario e quindi ho avuto sempre Dino Zoff. Chi era il portiere del Bologna del piccolo Pagliuca? Vavassori, Adani, no, Buso? Per piccolo Pagliuca c'era Adani, Sergio Buso, Franco Mancini, poi dopo è arrivato Maurizio Memo e dopo è subentrato mio amico Beppe Zinetti, che insomma sì, lo vedo spesso anche adesso, Beppe Zinetti, poi Oriano Boschini che ha lavorato anche con me quando nel settore giovani del Bologna, e poi c'era Massimo Bianchi del Vicenza, poi è tornato Zinetti, dopo Zinetti, dopo io sono andato alla Sampdoria, quindi è andato meglio così. Alla Sampdoria ritrovi un personaggio fondamentale nella tua carriera, come Pietro Battara. Cosa ci dici di lui? Ah, per me è stato veramente la persona più importante. Credo che mi ha svezzato, ovviamente, le qualità le avevo, perché insomma bisogna essere anche onesti e sinceri. Le qualità c'erano, però ovviamente ecco, mi ha dato una mano incredibile, mi ha svezzato, facevo allenamento la mattina con la prima squadra e lui pretendeva che il pomeriggio andasse anche con lui a fare gli allenamenti, quindi facevo due allenamenti al giorno, per un anno ho fatto due allenamenti al giorno, non vi dico la sera quando ero letto i crampi che avevo le gambe, però non ho mollato, sono sempre stato. Che tipo di allenatore dei portieri era Battara? Nel senso, era molto attento ai dettagli, curava molto la tecnica? No, lui curava molto la tecnica, la fisicità. Io facevo molti esercizi di forza, però non come adesso, che adesso vai a fare gli esercizi di forza, vai in palestra, nella pressa, insomma. Invece lì Battara mi faceva fare la forza, ma in porta, facevo delle sequenze ripetute di esercizi, poi facevo ostacoli, poi ancora le sequenze ripetute di esercizi, poi facevo insomma, balzi, acrobazia, poi non so, ci trovavamo il martedì, facevamo una partita di un'ora di basket con tutti gli altri portieri, era proprio, faceva molto lavoro fisico, ovviamente, molto anche tecnico, però lui lavorava molto sull'aspetto fisico. Uno dei punti di forza della Sampdoria era lo spogliatoio, anche se si diceva fosse un ambiente piuttosto frizzantino, diciamo. Quanto c'è di vero? No, hai detto la cosa giusta, era tutto vero, nel senso che il nostro spogliatoio era molto compatto. Ovviamente sono stati molti screzi, degli screzi, però la cosa bella è che il giorno dopo era tutto dimenticato,
e quindi ti aiutava molto. Aiutava, e quando c'erano delle discussioni il giorno dopo si andava al campo, ognuno magari andava a chiedere scusa all'altro. Poi magari capitava anche di tenere il muso per qualche giorno, poi dopo o uno o l'altro tornava indietro e chiedeva scusa. Questa era la vera forza del gruppo, era questo. Poi ovviamente non dimentichiamo che eravamo anche un gruppo di grandissima personalità e soprattutto di grandissima qualità. A proposito di screzi, ce n'è stato uno famoso con Bjerkobod. Che personaggio era lo Zar? Ah, lo Zar era spigoloso, era molto spigoloso, però in una squadra ci vuole, non gli andava mai bene niente, però era un compagno vero, una persona vera, una persona che ti diceva le cose in faccia e non te lo diceva, non ti pugnalava le spalle. E questo è quello che ho apprezzato di lui, anche se ammetto che da giovane, i primi anni che giocavo, era un bel rompipalle, proprio detto come andava detto, però adesso che ho 56 anni mi rendo conto tutto il bene che mi ha fatto. E poi non dimentichiamola, avevo una grandissima stima nei miei confronti, quindi veramente lo devo solo che ringraziare. Ovviamente lì per lì, quando mi sgridava o magari litigavamo, mi dava molto fastidio, poi alla fine capisci che è sempre per il bene tuo. Dove lo metti Pietro Bjerkobod nella classifica dei marcatori italiani? È da podio, secondo te, negli ultimi 40 anni? Secondo me, io ti dico, Pietro Bjerkobod per me è stato il difensore più forte con cui abbia mai giocato. Ovviamente ho giocato in nazionale anche con Franco Baresi, Paolo Maldini, che secondo me sono fortissimo uguale. Ho giocato con Nesta, con Cannavale in nazionale, però secondo me Pietro Bjerkobod, quando non doveva far giocare un avversario, non lo faceva giocare. Ma è vero che nessun portiere voleva stare in squadra con Bjerkobod in allenamento? Sì, no, c'era il mio secondo Nuciari, che tutte le volte che c'era una partitella veniva da me e mi diceva: Gianlu, dai, per favore, vai te a giocare con Bjerkobod, perché non ho voglia di sentire sempre le romanzine quando prendo il gol. Allora mi toccava sempre a me la pesca, però dai. Dopo, quando si diceva qualcosa, io dopo gli rispondevo, è sempre stato così. Dai, sono stati 8 anni di battibecchi avanti e dietro, però mi rimane un grande ricordo dello Zar, è stato veramente un giocatore fantastico. A proposito dello spogliatoio della Sampdoria, un nostro spettatore, Paolo da Genova, ci fa una domanda su Gianluca Vialli: che compagno di squadra era? Ah, Gianluca era tutto un fratello, poi era leader carismatico della squadra, era proprio, secondo me era ancora più leader di Roberto e di Pietro, se la giocavano loro tre. Poi ovviamente Luca aveva questa qualità immensa di avere una parola buona per tutti, di avere con ogni giocatore si approcciava in maniera differente, perché sapeva con me che si doveva approcciare in un modo, con Lanna in un altro modo, con Pari in un altro modo. Con ogni giocatore aveva un approccio diverso, perché sapeva come prenderti ed era molto intelligente. Poi non dimentichiamo quello che faceva nel rettangolo verde, che era fantastico. Nello spogliatoio pare fosse famoso per alcuni suoi scherzi. Tu ne eri vittima? No, a me, io neanche tanto, perché avevano paura a farmi gli scherzi, perché io mi arrabbiavo molto e quindi a volte mettevo anche le mani addosso, quindi avevano paura di farmi gli scherzi. Facevano gli scherzi soprattutto ai nuovi, quelli che arrivavano, gli facevano gli scherzi, non so, dell'uovo, della pallina da ping pong. Poi mi ricordo uno scherzo che fece Sereso, gli tagliava sempre le calze, gli tagliava le mutande, e una volta a Salson gli ha fatto la pipì nel Gatorade. Cioè, era un continuo scherzo, ma era un giocatore, era carismatico, era un giocatore che si faceva ben volere da tutti e aveva una personalità immensa. E poi in campo era un trascinatore, non mollava mai, era anche nel momento negativo, cercava di spronare tutti. Veramente è stata una perdita grande, grande, grande.
e penso che lo avremo sempre dentro di noi. E in quel periodo il suo gemello era ovviamente Bobby Gol, Roberto Mancini. Secondo te, cos'è mancato a Roberto per fare in nazionale la stessa carriera che ha fatto alla Sampdoria? Ma lui per me aveva, non dimentichiamo che aveva dei giocatori, aveva Roberto Baggio, aveva Gianfranco Zola, cioè aveva dei giocatori straordinari, quindi non era facile giocare. Lui ha avuto le sue chance, probabilmente l'ha anche ammesso lui, no? Non ha voluto andare di sua spontanea volontà ai mondiali in America, perché una volta Sacchi non lo fece giocare, poi lo cambiò all'intervallo, gli disse al mister che non voleva più andare. Ecco, lui probabilmente si è bruciato un po' lì in nazionale, ecco, però lui come valore secondo me se la giocava tranquillamente con Robby Baggio. Cerezo invece che compagno di squadra era? E che giocatore era soprattutto? Vabbè, Cerezo era un grande giocatore, era un ragazzo splendido, anche lui si faceva ben volere da tutti, e poi aveva un bellissimo rapporto con me, ma poi lui si arrabbiava, mi ricordo quando avevo la palla, si arrabbiava perché io tante volte la calciavo lunga, e invece lui voleva che gliela dessi lì, no? Voleva già cominciare l'azione dal basso. Da buon brasiliano. Esatto. E quindi a volte calciavo, lui si arrabbiava con me, e poi gli dicevo guarda che la calciamo lunga, che davanti abbiamo due giocatori che fanno la differenza. Infatti era il nostro schema, era quello, palla a me o palla a Lana o Pellegrini, vi lancio lungo per i due là davanti, che dopo ci pensavano loro. Invece il cervo di Foresta, Ruud Gullit, come lo chiamava Vujadin Boskov, era esuberante, a parte la forza del giocatore che sappiamo, ma era veramente un personaggio esuberante, spumeggiante. Sì, era esuberante, spumeggiante, è venuto con una grande voglia di rivalsa nei confronti del Milan, ha fatto un campionato straordinario, sembra che abbia fatto non so quanti, 15, 14, 15 gol, 16 gol. Pur giocando, a volte giocava libero, a volte giocava centrale, a volte giocava, insomma ha giocato attaccando, ha fatto diversi ruoli, però era un giocatore straordinario, aveva una fisicità, era fortissimo, quindi per me quella squadra se la giocava con quella dello scudetto. Siamo 93-94 era, se non erro. 93-94 ce la giocavamo, era come qualità, ce la siamo poi veramente giocata con quella Sampdoria dello scudetto. Invece purtroppo quell'anno lì quel Milan ha ammazzato il campionato che vinceva tutte le partite per 1-0. Luca da Spilamberto ci fa la domanda cattiva sulla punizione di Koeman, cosa ci dici? Ah, sulla punizione di Koeman è stata una punizione calciata molto bene, io ho fatto il passo per cercare di vedere la palla perché avevo una barriera davanti, se ne ero messi in tre, dopo sono andato incontro alla palla, io non ho visto la palla, ho cercato di spostarmi, guardarla, e purtroppo quando poi l'ho vista io ero già un po' troppo decentrato, ho cercato di recuperare la posizione ma non ce l'ho fatta. Qual è la partita che rigiocheresti? Ah, ce ne sarebbero tre di partite che rigiocherei, sicuramente la finale di Coppa dei Campioni, poi rigiocherei la finale di Coppa del Mondo e poi rigiocherei lo spareggio Bologna-Parma del 2005, quando siamo retrocessi. Nel 1994 tu passi all'Inter, come mai avevi fatto questa scelta? Pur la Sampdoria fosse una squadra migliore dell'Inter in quel momento, tra l'altro prendendo una eredità molto pesante, quella di Walter Zenga, tuo amico, tra l'altro. Ah, ma non è stata una mia scelta, è stata una scelta della società, perché io sarei rimasto volentieri alla Sampdoria, proprio anzi la prima volta l'avevo anche rifiutato. Poi dopo sono stati gli incastri di mercato, che Ottavio Bianchi non voleva più Zenga, e insomma ha fatto un'offerta molto importante e la Sampdoria non ha potuto dire di no. Poi ovviamente l'Inter gli dava addirittura Zenga
più Riccardo Ferri, più 10, penso 10 o 12 miliardi delle vecchie lire, che una volta erano tanti soldi, e ovviamente la Sampdoria ci ha fatto una plusvalenza molto 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 elevata. Come è stato il tuo rapporto, che tipo della Sampdoria dopo il tuo addio a Genova? Allora, il rapporto con i tifosi della Sampdoria è stato il primo anno che sono andato via, che sono tornato da giocatore dell'Inter, mi hanno fatto un'accoglienza straordinaria, una festa incredibile. Poi sono successe delle cose, anche colpa mia, lo ammetto, che il rapporto si era deteriorato. Poi fortunatamente col tempo, no, passa tutto, e è successo che sono andato anche qualche anno fa, anche quest'anno, dopo quello che è successo a Luca Vialli, mi hanno riempito di applausi. Quindi diciamo che ecco, sono cose che ormai sono nel dimenticatoio. Lì per lì ovviamente ci sono rimasto molto male. Andiamo avanti di qualche anno, andiamo al torneo di Francia 97, della famosa partita con il Brasile. Tu incroci per la prima volta Ronaldo il Fenomeno, che sarà poi il tuo compagno di squadra. Che impressione ti aveva fatto quel giorno? Cosa ti ricordi di quella partita? Ma quella partita fece qualche bella giocata, però Cannavaro lo marcò bene, insomma, fece una bella partita. Fu stata una partita straordinaria, 3-3, perdevamo, no, vincevamo 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, è stata una partita veramente bellissima. Hai partecipato a 3 mondiali, e in quale dei 3 hai più rimpianti, diciamo? Ma guarda, ho rimpianti su tutti e 3, perché ho fatto 3 mondiali ad altissimo livello, sia nel 90 che potevo diventare campione del mondo, nel 94 potevo diventare campione del mondo e nel 98 potevo diventare campione del mondo, perché non dimentichiamo che nel 90 abbiamo perso una semifinale con l'Argentina che sembrava che lo vincessimo noi il mondiale, nel 94 ci è mancato veramente poco che lo vincessimo noi, nel 98 nei quarti di finale siamo usciti ai rigori, ma non dimentico il gol mancato da Robby Baggio, che la palla è uscita di un capello dal palo, e lì se avessimo vinto quella partita probabilmente avremmo vinto il mondiale. Nel 94, proprio a USA 94, ci fu un episodio che forse, diciamo, fu la tua salvezza, ci fu il famoso tiro di Mauro Silva, qui ti scappa la palla e la palla va sul palo e tu baci il palo. Ci racconti a distanza di anni che emozioni provaste? Ovviamente adesso quando vedo quell'azione mi viene da ridere, però lì per lì veramente ho rischiato l'infarto. Probabilmente poi dopo non solo io, anche tutti i tifosi italiani. Devo essere sincero, se avessi preso quel gol, avessimo perso quella partita per colpa di quel mio errore, non me la sarei mai perdonata. Devo ringraziare il Signore che mi ha fatto fare una vecchiaia serena e in pace. Quell'Italia Norvegia in cui tu esci, ovviamente non potevi fare altrimenti perché ci fu la tattica del fuorigioco che non funzionò e quindi dovetti sacrificarti un po', cosa successe lì? Poi ci fu il famoso episodio tra Sacchi e Baggio. Tu cosa provasti in quel momento? Eri ovviamente dispiaciuto perché sapevi che non avresti giocato le prossime partite, ma avevi già la voglia di ricominciare a tornare in campo? Ma sai, avevo voglia sì di ricominciare, anche perché il mio mondiale era cominciato male, perché la prima partita avevo fatto l'errore con l'Irlanda, la seconda dopo 20 minuti neanche mi ero già stato espulso, poi avevo preso 2 giornate di squalifica, quindi proprio per me il mondiale era veramente cominciato non male, malissimo. E sinceramente poi dopo sono rientrato dai quarti di finale e devo dire sicuramente grazie al mister Sacchi che mi ha dato ulteriormente fiducia. Nel 1990 invece, secondo te, Vicini ha avuto delle colpe, soprattutto vista postuma la situazione, a me ha sempre dato l'idea che avesse un po' perso lo spogliatoio. Tu cosa ne pensi? Secondo me, guarda, io l'ho vissuto proprio da... ero lì. Quindi ovviamente Vialli, Mancini, Cannavale,
Serena non erano contenti perché giocava Schillaci e Baggio e avevano e stavano facendo molto bene. Quindi secondo me Vicini è andato avanti per quella strada perché la squadra stava facendo bene. E quindi secondo me Vicini non ha, vabbè, può aver sbagliato secondo me magari nella partita con l'Argentina, che magari si metteva dentro magari Vierkwood per Maradona, però se sono quelle cose che secondo me dopo ha sempre ragione chi, no? Chi parla, no? Chi la guarda per televisione la partita e non chi fa l'allenatore. Tu hai giocato 3 mondiali con Roberto Baggio e un campionato con lui all'Inter. Che giocatore era? Si parla sempre del fatto che avesse qualche difficoltà con i compagni di squadra, nel rapporto, nello spogliatoio. È vero, non è vero? Non è vero. Guarda, io l'ho avuto 3 mondiali in nazionale, l'ho avuto anche come compagno all'Inter, ragazzo splendido, sempre andato d'accordo con tutti. Ovviamente non è uno che alla sera andava fuori con tutti, stava a casa in famiglia, però quando era al campo era molto uomo spogliatoio, faceva ridere, rideva, scherzava, si faceva sentire, un ragazzo veramente fantastico. È vero che faceva allenamenti particolari per le sue condizioni fisiche? Sì, faceva un po', ovviamente aveva il suo preparatore, faceva degli esercizi particolari, ovviamente perché aveva le ginocchia che insomma non erano al 100%, avevano già delle problematiche molto evidenti. Andiamo al 1998 con una domanda che ci fa Antonio da Torino. Parlaci della famosa partita contro la Juventus a Torino. Cosa è successo con Ceccarini in campo e con Lippi nello spogliatoio? Vabbè, con Lippi nello spogliatoio, sai, l'ho già detto, ridetto, abbiamo, insomma, diciamo che mi hanno fermato in tempo dei miei compagni di squadra. E in campo è successo quello che hanno visto tutti, però tanti fanno finta di non... Quei tifosi della Juventus fanno finta di non vedere, e invece purtroppo quelli dell'Inter hanno visto tutto, ma non solo che hanno visto tutti quelli dell'Inter, hanno visto tutto anche gli altri. E quello che mi fa specie. Eri uno dei più esagitati lì, Gianluca. Vedi? Vabbè, ero capitano, quindi dovevo. Mancava Bergomi, eri infortunato, ero capitano. E... è stata veramente una brutta avventura. Però ecco, la settimana dopo abbiamo festeggiato la vittoria della Coppa UEFA, quindi diciamo che ci siamo rifatti. Hai parato un rigore a Del Piero, guarda che non tanti portieri hanno parato rigori a Alessandro Del Piero. Ne ho parati due. Anche nel 98. Del Piero, 2 Totti. Sì. L'allenatore era Gigi Simoni. Ma era un allenatore bravo, competente, era molto intento a fare il gruppo. E la sua capacità era quella di ogni volta che faceva un cambio, il cambio che entrava, il giocatore che entrava, c'era sempre la differenza. Quindi secondo me leggeva molto bene le partite, i cambi, e non era una cosa da poco. Saper leggere bene i cambi è tanta roba per un allenatore. E invece un giudizio su Bosco ed Eriksson, sempre parlando degli allenatori, torniamo un po' indietro però. Vabbè, sai, Vujadin è stato per me un po' un secondo padre, perché mi ha messo dentro che avevo 20 anni, ha avuto fiducia in me, e mi ha lanciato, giocavo in una squadra già che puntava a vincere delle coppe, qualcosa di importante, e mi ha dato fiducia totale a me, e ovviamente gli dirò sempre grazie. E ovviamente, essendo più giovane, qualsiasi cosa succedeva, la colpa era la mia. Invece Eriksson? Con Sven invece era un rapporto, lui era una persona fantastica, una persona disponibile, una persona, io non l'ho mai, 2 anni che l'ho avuto, non l'ho mai visto arrabbiato una volta, ti diceva sempre le cose con molta calma, pacatezza, però riuscivi sempre a avere rispetto nei suoi confronti. Alessandro Cairo invece ci chiede qualche aneddoto su Taribo West. Dovrei stare qui un mese a raccontarvi gli aneddoti di Taribo West.
quando doveva sposarsi, mi ha fatto dannare per due anni l'ho avuto compagno di camera, è stato un disastro, non mi faceva dormire, mi disturbava, telefonava alle 3 di notte, andavo in bagno, tirava, cioè accendeva la luce, tirava l'acqua, tirava giù l'asse del gabinetto, e urlava con sua moglie, poi andava giù in cucina, mangiava con la luce accesa, cioè proprio, gli dicevo, ma ascolta Ribo, ma cazzo, vai a mangiare, tu no, questo camera mia, cioè, capito, cioè, proprio, non aveva proprio, non conosceva il significato rispetto, ma nel senso le regole, lui era così, proprio era così, però era un ragazzo, facciamo da ridere, ogni mese che andava in Nigeria, che c'era la sosta per le nazionali, lui tornava dopo una settimana, perché diceva, una volta che gli era morta la zia, la volta dopo che gli era morta la nonna, la volta dopo che gli era morta la bisnonna, cioè arrivava sempre in ritardo di qualche giorno perché diceva che era un funerale di un suo parente. Fantastico. Grande Taribone. Vai Doni. Nella tua lunghissima carriera hai affrontato tantissimi attaccanti. Qual è stato quello che hai temuto di più? Vabbè, io ho affrontato tanti attaccanti fortissimi, insomma non dimentichiamo che io quando ho cominciato a giocare c'era un certo Diego Armando Maradona nel Napoli, c'era un certo Marco Van Basten nel Milan, c'era un certo Jürgen Klinsmann nell'Inter, c'era Rudi Völler nella Roma, poi dopo ovviamente è cambiata la generazione, è arrivato Battistuta, Totti, Del Piero, tutto. Però secondo me l'attaccante che ho più temuto era Battistuta. Esatto. Qual è stata, secondo te, interrotto? Qual è stata secondo te, Gianluca, la parata più bella o la più importante della tua lunga carriera? La più importante secondo me è quella che ho fatto in Inter-Sampdoria quando vincemmo lo scudetto, partita da spareggio a San Siro. Abbiamo vinto 2-0, vincevamo 1-0, ha dato rigore all'Inter, gli ho parato, da lì abbiamo fatto 2-0. E hai perso la catenina. Io mi ha spaccato la catenina, sì. Mi ha spaccato la catenina, però ne valsa la pena. Purtroppo avevi dato un grosso dispiacere a me che sono interista, ma però... Però sai, ci sta ogni tanto, va bene, dai. Beh, quella però è stata anche la tua partita più bella, cioè quella... dove hai dato il massimo, dove, perché avevi preso dei 9 in pagella, mi sembra anche qualche 10, è stata la tua partita? È stata quella più intensa, ovviamente quella che mi ha dato più soddisfazione, perché era la partita decisiva per la vittoria dello scudetto, quindi ovviamente era come una finale. A proposito di rigori parati, hai avuto il record per tanti anni, in un'epoca in cui non era così diffuso lo studio dei rigoristi, qual era il tuo segreto? L'istinto, io andavo all'istinto e ovviamente guardavo, cioè se giocavo contro il Napoli ovviamente guardavo i rigori di Maradona e i rigori prima, o magari se giocavo, però è capitato anche nelle coppe europee di andare ai calci di rigore e non sapevo chi li batteva, quindi sono andato intuito e andava quasi sempre bene. Invece adesso, sai, con internet vai a vedere anche, adesso fanno vedere anche delle partite del campionato di terza categoria, riesci a vedere tutti i gol e le partite, quindi adesso è molto più facile aggiornarsi. Come si è evoluto il ruolo del portiere da quando? Si è evoluto tanto. Adesso, sai, tanti allenatori prediligono il portiere bravo coi piedi e che sappia parare. Mentre secondo me la priorità è parare, poiché sei bravo con i piedi. Ai tempi certi allenatori dicevano quando ti dà la palla dietro buttala via, invece adesso quando ti dà la palla dietro i allenatori vogliono che la giochi e vogliono che fai un cambio gioco. Io con il piede mancino ce la potrei fare, col destro farei molta fatica, quindi lo ammetto. Era la domanda di Matteo da Genova, a cui ci hai già risposto, cioè se tu preferisci più un portiere bravissimo tra i pali ma così con i piedi, oppure bravissimo con i piedi ma fenomeno tra i pali, diciamo che senza alcun dubbio il portiere deve parare, perché se è bravo con i piedi e ogni tiro in porta fanno gol, c'è poca strada.
c'è un portiere oggi nel quale ti rivedi? Ma sa, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi le caratteristiche diverse. Diciamo che come esuberanza un po' Donnarumma, ecco, Donnarumma mi sembra un portiere che magari ha può avere le mie qualità, e anche se devo dire che sono due anni che si è un po' assestato, non è migliorato, è rimasto lì. Hai detto che nel 94 non avresti mai lasciato la Sampdoria, penso che sia lo stesso sentimento che tu hai avuto nel 99 con l'Inter, e fu, come sappiamo tutti, una scelta più di Lippi, a cui Moratti dovette adeguarsi. Cosa ci dici di quell'estate? Sì, quell'estate è stata un'estate molto particolare, anche perché venivo dall'infortunio, mi ero fatto male a Roma ad aprile, mi ero fatto male mi ero stirato il collaterale a Roma, e quindi sono stato fermo un mese e ho saltato le ultime quattro partite di campionato. Poi dopo abbiamo fatto lo spareggio UEFA contro il Bologna, quindi ovviamente era arrivato Roy Hodgson di nuovo, e Roy Hodgson mi ha fatto molta pressione perché voleva che giocassi io, e ovviamente io giocare contro il Bologna ci tenevo, e ho giocato, ma non ero in condizioni ideali, e quindi ho fatto uno spareggio, non ho giocato bene lo spareggio. Poi dopo, perché sapevo probabilmente anche che Lippi aveva fatto altre scelte. Zanetti che compagno di squadra era? Ah, era un compagno sempre disponibile, non ho mai visto arrabbiato una volta. È arrivato, che era, tra virgolette, era il giocatore meno acclamato, perché arrivò con Rambert e tutti dicevano che Rambert era il vero fenomeno, invece il vero fenomeno era lui, e ce ne siamo accorti noi in ritiro quando correva, quando andava sulla fascia, era veramente un treno. Sapevi già in quegli anni cosa sarebbe diventato Javier? Sì, io infatti dopo l'hanno convocato subito con la nazionale argentina, ed è stato titolare inamovibile, quindi è stato veramente bravo la società a acquistare un giocatore che è stato, non dico una scommessa, ma quasi, che era un giocatore che più reclamizzato era Rambert, mi ricordo. Invece c'è stata la scoperta Zanetti, ed è stato veramente un grandissimo compagno di squadra. A proposito di compagni di squadra, chi è stato il più forte con cui hai giocato? Ma il più forte è stato senza alcun dubbio Ronaldo. Poi torniamo in tema allenatori. A Bologna hai avuto due allenatori come Guidolin e Mazzone. Che rapporto avevi con loro? Con Mazzone ottimo, con Guidolin buono. Con Mazzone ottimo, perché mi ha dato molta responsabilità. Era un allenatore che l'avevo già avuto nelle giovanili quando allenava il Bologna, io ero in primavera, però mi conosceva, quindi veramente abbiamo avuto un rapporto splendido. Con Guidolin ho avuto un buonissimo rapporto, onesto, sincero, schietto, e parlavamo poco, ma lui era molto taciturno. Però ti devo dire che ho fatto 4 anni con Guidolin, molto importanti, ed è stato veramente un grandissimo allenatore. A proposito di Guidolin, mi ricollego con una domanda che ci fa un nostro spettatore, Francesco Beggi da Zappolino. Nel 2003 c'è stato un derby Modena-Bologna decisivo per la salvezza del Modena, vinto 3-2. Qualche settimana prima è successo un disguido, diciamo, tra Guidolin e la curva del Bologna. Quanto ha influito questo episodio sul risultato finale? No, ha influito tantissimo sul rapporto da Guidolin con i tifosi del Bologna. Dopo quell'episodio, dopo quel famoso città di M, Guidolin purtroppo l'hanno sempre criticato e contestato. Quindi, dopo quell'episodio, sì, la volta dopo abbiamo perso a Modena. E dopo non c'è, purtroppo la frattura non si è mai più ricomposta. Com'è stato per te giocare nella squadra che ti favi, cioè per cui ti favi da bambino e della tua città? Sì, è stato veramente bello, però c'hai molta pressione. Ecco, ho avuto molta più pressione a giocare con la Sampdoria, perché Bologna era casa mia e c'erano tutti i miei amici, delle compagnie, i miei compagni di scuola. Ti aspettavano tanto da te. Certo. Che mi aspettavano da me, quindi ovviamente non volevo deluderli.
senza essere diplomatico, Gianluca, Sampdoria, Bologna, Inter e tutte le squadre in cui hai giocato, diciamo, qual è quella a cui sei più legato? Risposta secca. Non voglio fare il diplomatico, però tutte e tre sono, le metto la uguale, perché Bologna è quella che mi ha fatto diventare, la Sampdoria è stata quella che mi ha fatto diventare calciatore, l'Inter è quello che ha creduto in me già dal calciatore formato, Bologna è quello che mi ha voluto di nuovamente dopo aver fatto il settore giovanile a Bologna. Quindi ovviamente la Sampdoria è quella che ha creduto in me, quindi potrei dire la Sampdoria, ma solo perché Mantovani e Bosco, che avevano una fiducia, li tengo tutti e tre sullo stesso livello. Qualche parola su Paolo Mantovani, presidente immenso. Presidente immenso, persona straordinaria, di grande personalità, si faceva rispettare, sempre col sorriso, però non alzava mai la voce. Visto che purtroppo è venuto a mancare nei giorni scorsi, dici due parole su Luis Suarez, che è stato anche tuo allenatore all'Inter. Sì, l'ho avuto per diverse partite. Persona simpaticissima, una persona meravigliosa, ricordo le nostre riunioni che ricordo quando cominciava a parlare non finiva più, quindi avevamo la cena pronta alle 8, lui cominciava a parlare alle 7 e si è andato a mangiare alle 9, avevamo il riso che era diventato un pezzo unico, anche la pasta fredda, perché lui ogni volta che parlava non finiva più, e noi dicevamo: mister, c'è la pasta che è già in tavola. No, adesso devo finire di parlare. Era veramente uno spettacolo. Io purtroppo se n'è andato, mi dispiace veramente tanto. Cosa fai oggi e che progetti hai per il futuro? Cosa farai da grande, dai, visto che sei ancora adesso oggi, sì, una volta giovane. Oggi collaboro col Bologna, sono sempre all'indipendenza di Bologna, faccio il responsabile, il coordinatore di tutti i portieri del settore giovanile. E faccio scouting anche per Bologna, per andare a vedere i portieri, mi segnalano portieri, andare a vedere, ecco, questo è il mio compito, il mio lavoro, e sono ben contento di fare questo, perché penso che sia il mio ruolo che mi si addice. Per il futuro mi auguro ancora di fare qualche anno con questo lavoro, con questa società, perché sicuramente mi trovo bene. Siamo a quasi l'ora, quindi 59 minuti quasi, è volata quest'ora con Gianluca Pagliuca, che è un numero uno in assoluto e ce l'ha dimostrato anche in questa intervista, ci siamo emozionati tutti quanti. Io, che dire, ringrazio Gianluca, se vuoi chiudere anche te, Gianluca, salutando tutti. Ma grazie a voi, mi auguro che vi siate divertiti e che sia stata veramente una chiacchierata anche carina, simpatica e molto leggera, come piacciono a me, come piace questo tipo di interviste, ecco, di raccontare un po' la mia vita calcistica, mi è sempre piaciuto e mi piace sempre farlo. Ci siamo divertiti tantissimo e, che dire, a presto di nuovo su Di Azzecca, contiamo di averti di nuovo con noi. Va bene, certamente. Grazie anche a Doni e a Ciccio. Ciao a tutti, grazie Gianluca. Ciao a tutti. E a presto sulla teca. Ciao. Ciao.